Grande successo a Bagheria per la 29esima edizione del concerto di Natale. Ne parliamo con il direttore Mauro Visconti. Sì, ancora una volta il pubblico ha premiato lo sforzo dell'Associazione di Musica e del Coro Santa Iosef. In una chiesa gremita all'inverosimile abbiamo vissuto 90 minuti di gioia, di preghiera. Per noi il canto, la diffusione della musica sacra è un progetto che va oltre la dimensione musicale e abbraccia la sfera religiosa. Siamo nati con questo intento e continuiamo a perseguire questo obiettivo. Il concerto è stato seguito, dicevo, da un pubblico numerosissimo e nei prossimi giorni tanti attendono la diffusione attraverso la TV, la vostra TV e i social. Questo è sicuramente un segnale positivo e ci obbliga, direi, tra virgolette, ad andare avanti sempre con lo stesso entusiasmo. È un appuntamento ormai storico per Bagheria, non vi siete mai fermati neanche durante la pandemia? Sì, è un appuntamento storico, questa è la 29esima edizione. Durante la pandemia nel 2020 abbiamo avuto un momento doloroso, abbiamo realizzato il concerto a porte chiuse soltanto con alcuni solisti e l'orchestra da camera. L'anno scorso abbiamo riaperto la chiesa, quindi abbiamo avuto il pubblico con le restrizioni che il periodo imponeva. Quest'anno finalmente ci siamo sentiti liberi e abbiamo avuto la possibilità di esprimerci senza restrizioni.